Una nota in salotto, a cura di Benedetta De Leo. Buon ascolto! Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo in compagnia di un nuovo artista, sempre nella nota in salotto a cura di Benedetta. Ho il piacere di avere con noi una pianista, Natasha Tancredi. Ciao Natasha! Ciao a tutti, ciao, buonasera. Come va? Tutto bene? Tutto bene, sì, tutto bene, grazie. Natasha, tu sei una pianista. Quando nasce questa passione per la musica, per il piano? Guarda, all'incirca all'età di 8 anni, per gioco, diciamo. E da lì è iniziato la passione, lo studio e quant'altro, fino ad arrivare a comporre brani solo pianoforte, ecco. Naturalmente alla base c'è sempre uno studio, perché nessuno, come si dice, nasce imparato, a meno che uno c'ha delle è super dotato, come si dice, super dotato. Beh, no, ovviamente le doti bisogna curarle, ecco, di quello di studiare molto e impegnarci molto, sì. È molto impegnativo, poi porta anche belle soddisfazioni, ecco. Tra le esperienze che hai fatto nell'ambito artistico, quale porti con te con maggior ricordo? Guarda, ho gestito 2 musical con musica dal vivo e io mi occupavo della parte organizzatrice e della parte musicale. Abbiamo avuto il sold out per 2 anni nella mia città, con circa 870 posti. E ho partecipato 2 volte di seguito a Sanremo Doc con un brano chiamato Rintocchi inedito che ho composto io e ha cantato la cantante Nancy Fassini. E l'anno dopo sono riandata di nuovo con la band d'Artura, sempre con pezzi inediti folk rock. Oggi siamo qui per presentare questo nuovo singolo, Over. Sì. Vuoi presentarlo tu agli ascoltatori? Over nasce in un periodo molto particolare della mia vita, diciamo. È stata quasi una bozza di vita, se possiamo dire così, ecco, sia a livello di vita privata, sia a livello di vita professionale. L'ho composto per caso ed è lì che è stato che ho scoperto che avevo questa dote. E quindi ho fatto l'audizione a Milano, alla EMA di Educational Academy Musical, con il produttore Roberto Cacciapaglia. E lì è nato il mio primo brano, praticamente, che è Illusion. Dopodiché, dopo l'anno che ho passato lì in Accademia, ho continuato a comporre e da lì ho ripreso Over e ho portato avanti quello e ho fatto uscire come primo singolo del mio album quello, sì. È stata praticamente una rinascita, ecco, sì, per me quello è stato. Di cosa parla Over? Io penso che il messaggio che voglio dare tramite questo brano a tutti è quello di non arrendersi mai, di andare per me, vai oltre proprio, oltre ogni limite, Over appunto per me oltre ogni limite, oltre ogni realtà. E a ogni sognatore dico di smettere mai di sognare, in qualsiasi ambito, per qualsiasi cosa, di non arrendersi mai.
progetti per il futuro? Li teniamo un po' in segreto. Ah, va bene, allora noi siamo qui per aspettarti nuovamente, magari ce li racconti dal vivo. Sì, magari appena avrò novità e andrò in posto qualcosa, però c'è qualcosa già che bolle in pentola. Sì. E noi aspetteremo di sapere le news di Natasha Tancredi. Il messaggio che lasciamo oggi agli ascoltatori è: ascoltate Over di Natasha Tancredi. Io ti ringrazio, Natasha, di essere stata con noi oggi. Grazie a voi, grazie mille. Ti faccio tanti auguri per tutti i tuoi progetti futuri. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao Natasha. Ciao.